Bentornati su canale di Access00, bentornati a un nuovo episodio di Super Mario Galaxy 2. Siamo su Nintendo Wii, anzi Nintendo Wii U, in versione modalità emulazione per Nintendo Wii. E faremo, credo, sapete che sono indeciso. Vabbè, andiamo alla Galassia Sequoia, tanto da qualche parte c'è da iniziare, no? A fare queste stelle verdi. Quindi iniziamo con la Galassia Sequoia, che forse sarà un... No, non lo dico. Ale, zitto, per favore, zitto. Non dire che è più semplice. Non l'ho detto, l'ho detto ma non l'ho detto. Spero che tutto ciò non mi porti sfortuna. In ogni caso, stella verde numero 1, sono 3 in questa galassia. Ho visto che anche in quella sotto Mulino sono altre 3. Qui ce ne sono, mi sembra, parecchie, da 3. Quindi non lo so se riusciremo a sopravvivere e a trovarle tutte. Però ci proviamo. Sbaglio, quella... quella è una stella verde, ragazzi. Quella lassù era una stella verde. Questa è una stella verde, cioè diretta proprio nel viso. Oh, ok. Allora è più semplice del previsto. Datemi Yoshi però, dannazione, perché... No, aspettate un attimo, che va trovato Yoshi. Magari ce n'è uno anche qui sotto. No, c'era solo Yoshi, ok. Mi sarebbe piaciuto magari una bella stelletta verde anche qui. Sarebbe stata veramente una figata. Ora, noi abbiamo iniziato da qui, quindi in via di tutto teorica la stella verde dovrebbe rimanermi qua. In via molto teorica. Però magari vediamo un attimo. Grande Yoshi. Dovrebbe essere più o meno qua sopra. Molto più o meno, però vediamo un po' se... se magari... riusciamo ad arrivare? No, quasi. Pilli, ci troviamo alla stella. Dannazione, sono arrivato qui alla stella lancio, però non vedo più... non vedo più proprio dove diamine è la stella verde. Ah, è lassù, ok, perfetto, ok, ok. Allora, proviamo a fare una cosa... No, non così, Ale, non così. Proviamo a fare tipo così. Grande Yoshi, Yoshi, mitico, lui, il grande, unico, solo, devastante Yoshi. Dove diamine è dannazione? Dove dannazione è la stella verde adesso però? Che non la vedo più. Ah, è lì sopra. Proviamo a lanciarci. No, no, Yoshi, torna qui per l'amor del cielo, perché altrimenti non ci arrivo. Io ora non so a che altezza. L'abbiamo trovata, perfetto. In capriola all'indietro. Grande Luigi. Vi dico, Luigi, prima stella verde presa, piuttosto velocemente, devo dire. Sono soddisfatto di me stesso. È andata bene perché l'abbiamo vista da subito. Altrimenti sarebbe stata una impresa molto più ardua. Ora il casino sarà trovare le seguenti stelle verdi. Eccola lassù la stella verde. Oh, ok, il casino sarà arrivarci. Forse bisogna passare di sotto, praticamente. Fatemi capire un attimo. No, 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 io non voglio andare su. Vediamo un po' se riusciamo ad andarci magari cadendo. Forse si va da qualche parte. Perché... E smettila, Mario, Luigi, scusate, di prendere sta fa... No! Dannazione, vediamo un po' se riusciamo a scivolare. Sì, ok. Intanto c'è una one-up. Grandi così. La stella verde in teoria dovrebbe essere da quella parte, quindi fatemi capire bene come diamine si può fare ad arrivarci, perché in pratica io devo lanciarmi da Yoshi forse, oppure semplicemente... No! Ok, forse basta semplicemente veleggiare con Yoshi, non saprei come altro dirlo. Vai così, grandi, perfetto. Ok, anche questa abbastanza semplice. Perché si vedeva, più che... quando si vedono alla fine sono semplici, perché le noti e non c'è problema. Il casino è come quando bisogna trovarle, come quella nella galassia Eden Alveare, che praticamente non si vedeva, io nello scorso episodio mi sembra, e io stavo per tornare indietro. Lì è un guaio. Ah, qui cambiamo proprio zona, in questo caso. Ok. E non l'ho vista, tra l'altro, neanche qui. No, aspetta, ha cambiato zona fino a un certo punto. Sì, abbiamo cambiato zona. Ci sarà da capire dov'è, perché io non l'ho proprio vista. Era lì! Ho capito. Mamma mia, dove l'hanno messa? Per un nanosecondo si è intravista mentre volavo nel vuoto, però sopra a me, non sotto, dannazione. Quella è tostissima da prendere, Verso la fine, mi sa, tra l'altro, del livello. Ora, vediamo un po' se riesco a capire. Come diavolo... No! Dannazione, ok. Quindi basta andare a sinistra e poi spiccare il salto. Sembra fattibile. Vediamo un po' se ci riesco. Vediamo un po' se stavolta è la volta buona. Dai, vai! Grande Luigi!
Grandissimo Luigi, stavo per andare un po' troppo sulla sinistra, ma per fortuna è andata bene. La soddisfazione di fare questo livello è che comunque si accaparrano un bel po' di astroschegge. Mi sembra di averne prese più di 270, credo, 280. E tra l'altro non si perdono vite, perché ce n'è una... C'è uno one up messa molto facile da prendere, e quindi 270 erano, e quindi non ci sono guai. Tra l'altro ho depositato quelle che già avevo, e siamo a più di 5000 comunque astroschegge. So che ce ne vogliano, mi avete detto, 9999 per arrivare a sbloccare quello che poi dovrebbe essere l'ultimo livello. E spero di arrivarci facilmente. Dai, facciamoci la parte sopra, corsie spettrali e poi blocchi ritmici, tanto per gradire, alleggerire un po' la situazione, no? Anche questa, come vedete, sarà sicuramente una passeggiata di salute. Trovare le tre stelle verdi, proprio me lo immagino, perché già i livelli di questo tipo sono belli tosti. Trovarle con i fantasmini che ti volano ovunque sarà ancora più semplice. Già lo vedo proprio. Ah, ok, siete tutti, una la vedo. E mi sembra di aver visto anche la seconda in fondo. Vorrei dire castronerie, ma vi giuro che mi è sembrato di vederne anche un'altra in fondo. Il problema è dov'era quel posto, perché qui non è, cioè questo è l'inizio e non c'è. Quindi dovremo andare a cercarla più avanti, immagino. Ottimo, intanto queste astroschegge, bene così. Ah, quella lì sotto una, guardate ragazzi, è sotto al manus, ora ve la... Ci andiamo, perché è qui di qua, la parte destra. Il casino è arrivarci qui sotto, perché... Come faccio? Aspetta un po', forse rollando mentre cado. Luigi, mollati! Grande Luigi! Meraviglioso! Grande, mitico, immenso Luigi, che prende un'altra stella verde, così, a buffo, a caso, al volo. Grande lui! Ok, guardate dov'era, è qui. Guardate, appena ci arriva... Esatto, guardate, eccola lì in ombra, sotto alla mia stellina blu. Come diamine faccio a raggiungere? Eccola lassù, perfetto. Era quella che si vedeva all'inizio, ma come... Fa il salto triplo, forse? Proviamo. No, sì, grande, Luigi, mitico, alla prima. Grande così, grande Luigi, fenomenale Luigi. Bravissimo in questo modo, non me l'aspettavo di prenderla così alla prima. Grandi! Wow, ok, non ci avevo fatto caso alla run precedente. E infatti ho dovuto rifare un'altra volta il livello per questa seconda stella verde. Eppure l'avevamo anche vista all'inizio, ma non mi ricordavo dov'era. Il casino ora sarà trovare la terza, perché io non l'ho trovata. O mi cambia completamente tipo di livello, come a volte fa quando arriviamo alla terza stella verde, o altrimenti in questo non ho veramente idea di dove andare a cercarla. Perciò guardiamo un attimo insieme magari che succede, se cambia proprio completamente il livello che dobbiamo fare. No, sembra... Sì, invece è cambiato. Sì che è cambiato. Questo non c'era certamente prima. Il casino sarà dove diamine è quella stella verde. Che bella luna piena che però che c'è qua, ragazzi. Veramente una luna piena di quelle bellissime. Sto guardando un po' il livello, giusto per capire cosa mi sono lasciato indietro, se magari ho lasciato indietro la stella verde. Là però vedo che mi si caricano pezzi di livello un po' alla volta, quindi mi sa che siamo un po' troppo lontani da qui. Credo... Scusate, ma è quella? È questa qui? Ok? Si vede benino. Il problema sarà arrivarci, ovviamente, ma... Almeno per vedere l'abbiamo vista e sappiamo più o meno dove si trova. Il guaio sarà capire come prenderla. Quello è un altro paio di maniche. Anche perché... Ecco, ci mancavano solo questi adesso. Come diamine faccio a prenderla? No, aspetta. Vai Luigi! No! Prova! No, dannazione, mi ha volato di sotto. Come ci arrivo? Forse davvero ho fatto bene? Forse con la capriola in quella maniera? Col salto triplo non credo ci si arrivi. Cioè, col salto triplo ci si arriva. Il problema è farlo il salto triplo lì, in quella zona, in quella situazione. Ah, mamma mia. Sti sgranocchiatori folli. Sono rimasto un pelo in salto, ma giusto un pelo. Allora, fatemi capire un attimo come diamine faccio a fare. A non volare di sotto, magari, Ale. Cerca di non volarci di sotto. Dannazione, stanno... Le vite stanno iniziando a diminuire. Erano abbastanza prima di arrivare qui. Ora iniziano a calare in maniera mostruosa. Proviamo a passare da sinistra, che magari qui
Riesco a fare questo! Sì! Grande, grande! Ok, perfetto! Mi sono allineato grazie all'ombra. Sono passato da sinistra, così ho detto almeno aspetta un attimo, intanto mi preparo e poi salto al punto giusto, cioè quando l'ombra è a pari di Luigi. Mamma mia però! Ok, perfetto! Presa anche questa e come mi aspettavo, a parte la prima stella verde, le altre due sono state un discreto calvario. Più che altro trovarle, più che questa prenderla, quell'altra era trovarla, il dramma. Io direi di farci un'altra galassia, giusto per soddisfazione personale, e cioè quella da due, che ho visto era lì in fondo. Galassia blocchi ritmici? Perché, Ale? Perché la galassia blocchi ritmici? Io già mi immagino la tranquillità proprio a trovare le stelle verdi qui dentro, che già sono un casino di suo i livelli con i blocchi ritmici. Immaginatevi voi trovarci le stelle verdi per il nostro povero disgraziato di un Luigi, che... manco le vede all'inizio. Che manco si vede. Sì, ce n'è una lassù, ok, in alto a destra era. Ma l'altra dove diamine è? Che una è in alto a destra. Ah, e l'altra è qua. Ah, ma guardate che bello, le abbiamo viste tutte e due. Una è qua e una è qua, guardate che spettacolo. Ok, perfetto. Tanto prendiamoci queste astroschegge che mi servono. No, aspetta, ne ho lasciate due. Ci veniamo a questa stella verde, che dovrebbe essere qua in alto a sinistra. Allora, rimane lì, quindi cerchiamo un po' di capire come diamine dovrei fare io per arrivarci a prenderla, perché non è semplice. Il via del tutto teorica è quassù. Però mi sembra vicina, ma al tempo stesso molto, molto, molto lontana. Proviamo con la capriola all'indietro. Forse, ma la vedo male. Un salto triplo forse sarebbe meglio. Io ci provo, ragazzi, male male. Sì, bravissimo Luigi, perfetto, presa la prima. Ok, ok, ok. Per fortuna non c'è stato da fare il salto triplo, perché altrimenti mi sarei visto abbastanza male. Quindi per me è andata benissimo in questo modo, alla grande proprio. Ora il punto è che quella stella verde dovrebbe... Eccola qua. Il casino è come faccio ad arrivarci, perché secondo me da questa piattaforma... No! Non ci si arriva, di sicuro non così. Così di sicuro non ci si arriva proprio in fondo, dannazione. E così è ancora peggio. Ha perso due vite nel giro di 3 nanosecondi. Pessimo, Ale, pessimo. Allora, fatemi fare una prova. Se io faccio così, no, vedete, non ci si arriva da qui. Forse facendo così da lì sopra, da questa piattaforma qui. Il casino è che, a parte che è a tempo, e poi c'è lui sopra, che potrebbe essere un guaio. Ma se io faccio così, poi mi metto qui vicino, poi provo a fare questo. Yes, presa. Mo vieni qui, mo vieni in questo modo. Grandi, 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 sono soddisfatto. Bene, 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 bene. Abbiamo fatto una buona partita in questo caso. Ora, prima di salutarci, magari diamo un'occhiata a vedere un po' quello che mancano per il secondo episodio, perché... per la seconda parte di questo mondo 3, perché la mia idea era di riuscire a fare questa galassia in due soli episodi. So che forse è un'impresa un po' proibitiva, però vediamo un po' se riusciamo a farlo, perché altrimenti, come mi ha fatto notare qualcuno di voi, mi sa che non ce la facciamo a finire il gioco in tempo. E a questo punto direi che ci facciamo la galassia bella tonda anche stavolta, e poi facciamo la flotta navale, la galassia delle nevi e la galassia del mulino nel prossimo episodio. Quindi galassia bella tonda, prima stella verde, vediamo di trovarla. Prima di prendere la palla, visto che abbiamo iniziato in questa galassia, da qui si vede un bel po', però non vedo neanche una stella verde. Guardate, non ce n'è una in giro, sono ciecato io, non ce n'è una, dannazione. Prevedo tragedia per queste due stelle verdi. Eccola, vista, eccola qua. Stella verde, no, è una one up. Mi sono fatto fregare, non è una stella verde, è una one up. Dannazione. E quella là però è una stella verde. Eccola lì. No, neanche questa. L'ho sbagliata con una cosa. No, eccola. Dannazione, no. Maledizione! Mi hanno sbagliato con un'astroscheggia, però quella dopo era, quella era una stella verde. Ora quindi stiamo da questa parte, almeno vediamo un po' di... Prendere al volo, bene, ottimo, perfetto, meglio di così non poteva andare. Bene in questa maniera. Mamma mia, dopo una serie di sviste per fortuna era quella era davvero la stella verde, bene così. Io vedo stelle verdi ovunque, da qui in avanti me ne sognerò anche la notte. Insomma, sono dettagli.
Andiamo alla ricerca della seconda ora. Il guaio è quello, perché se è in questo livello, non ho idea di dove sia, perché anche nella presentazione iniziale del livello, che a volte si vedono le stelle verdi, in questo caso non se ne vede manco una, manco per sbaglio. Eccolo là a destra, a sinistra, scusate. Non riconosco neanche più la destra alla sinistra, Ale. Andiamo bene. Eccola qua, ok. Ora, come ci arrivo esattamente io lì? Così! No! Jabalé! Perfetto! Bene, in questo modo, ok, a caso proprio mi sono lanciato. Benissimo! È un casino comandarlo il nostro Luigi quando è sopra quest'affare. Riproviamoci. Ok, no! Dannazione sto coso! Dai, no! Riesco a lanciarmi lì! Dannazione! Già che c'è quell'affare che non so neanche come si chiama, di metallo, che ti tira delle botte clamorose, poi non riesco neanche io a allinearmi, ad andare dritto. Andiamo bene, va. Meno male che si recuperano le vite in questo modo. Molte astroschegge, devo dire, anche qui in questo livello. Decisamente parecchie astroschegge. Dai che stavolta ce la facciamo. Dai che forse ce la faccio. Vai! Grande! Grande Luigi! Bene, presa! Grande! Ok, perfetto. Altra superstella, anzi stella verde ottenuta, anche se lui dice superstella. Ah, mamma mia! Bene, bene così però. Sono soddisfatto perché almeno nel prossimo episodio ci finiamo tutto il mondo 3 direttamente senza grossi... Oddio, senza grossi problemi. C'è da vedere un po' dove sono nascoste le stelle verdi. Già, questo è stato un calvario. Un saluto da Axios00. Io vi ricordo, se vi va, di condividere questi video sui vostri social. Se vi va, di iscrivervi alle mie pagine Facebook e Twitter. Seguirmi su Beaver, Instagram e Telegram. E aggiungermi agli amici di Steam Switch e PlayStation Network. Se vi va, ovviamente lasciate anche un like al video se il video vi è piaciuto. Un saluto ancora da Axios00 e alla prossima. Ciao!